Gianroberto Casaleggio è ricoverato da sabato al Policlinico di Milano, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla testa. Il cofondatore dei 5 Stelle è fuori pericolo. Ce ne parla Caterina Proietti. Un ricovero blindato, protetto dal massimo riservo voluto dai familiari e dallo staff. Da sabato Gianroberto Casaleggio si trova al Policlinico di Milano, dove è stato operato per asportare edema cerebrale. Il fondatore e ideologo del Movimento 5 Stelle, che ad agosto compierà 60 anni, si era sentito male al ritorno da Marina di Bibbiona. Aveva trascorso qualche giorno nella casa al mare di Grillo per mettere a punto le strategie comunicative in vista delle elezioni europee. A Milano i primi malori, la visita da un medico, poi il ricovero d'urgenza e l'intervento chirurgico. Ora è fuori pericolo. Alla pelle dura, ha detto Beppe Grillo, si è svegliato e ha parlato perfettamente rumeno, ha commentato ironicamente. Non è escluso che il comico genovese, che ieri ha fatto tappa a Milano con il suo tour, vada a far visita all'amico. Auguri per la guarigione anche dal Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. In un tweet ha scritto: un sincero in bocca al lupo a Roberto Casaleggio. Davvero di cuore lo aspettiamo in forma per tornare ad essere in disaccordo con lui. Subito sul blog di Grillo è arrivata la risposta dello stesso Casaleggio. Ringrazio sinceramente Matteo Renzi per i suoi auguri e contraccambio in bocca al lupo. Ne avrà più bisogno lui per il 25 maggio.